Ciao, mi chiamo Marian Diamond. Quella signora che vedete dietro la cattedra sono io. Ho passato 60 anni della mia vita a confrontarmi con gli studenti. Insegnare è stata la cosa più stimolante che io abbia mai fatto. Ma ok, ora basta sentimentalismi. Andiamo indietro. Come sono finita davanti a centinaia di studenti con un cervello, sì, è un cervello vero, in mano? In questo video vi racconterò la mia storia, sperando che voi, generazioni del futuro, continuerete ciò che io ho iniziato. La prima volta che ho visto un cervello avevo 15 anni. Mio padre mi chiese di accompagnarlo all'ospedale. In una delle stanze che attraversammo, posato su un tavolo, c'era un cervello umano. Fu amore a prima vista, pensai, queste sono le cellule da cui nascono le idee. Come si producono le idee? Voglio scoprirlo. Mi laureai in anatomia a Berkeley nel 1947. E dopo il dottorato ero pronta per trovare la risposta alla mia domanda. Nel 1960 fui la prima a dimostrare con dati concreti che non è solo questione di genetica. Con l'allenamento possiamo sviluppare delle capacità. Il cervello può cambiare. Ad esempio, la parte della corteccia cerebrale collegata al suonare la musica è più larga nei musicisti, perché suonando l'hanno sviluppata. Lo stesso vale per chi disegna, per chi legge e anche per chi pratica uno sport. Questo vuol dire che siamo noi i padroni del nostro cervello. Usalo o lo perderai, era il mio motto. La mia scoperta si chiama plasticità del cervello e rivoluzionò le neuroscienze. Studiai anche il cervello di Albert Einstein, una delle menti più geniali di tutti i tempi. Da quella ricerca ebbi una conferma della plasticità del cervello, ma non trovai l'origine delle idee. Ma adesso torniamo alla mia ottantenne con un cervello in mano. Mi dedicai all'insegnamento. I giovani che vogliono imparare sono il futuro. Sarà grazie a loro che la mia ricerca andrà avanti. Nella scienza, se vuoi trovare le risposte, devi farti le domande giuste. La domanda giusta per il dilemma che mi posi a 15 anni non l'ho trovata, ma la troverete voi.